Prevalgono gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Londra è negativa. In buona evidenza Milano e comparti immobiliare, banche e finanziario. Il settore materie prime, con il suo meno 0,99%, si attesta come peggiore del mercato. Migliora lo spread con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2%. Tra le grandezze macroeconomiche rilevanti, migliora più del previsto la fiducia sull'economia di Eurolandia, che è risultata pari a 106,5 punti, mentre il clima affari è in leggero calo a novembre. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e la fiducia degli investitori internazionali istituzionali dagli USA. Attesa una partenza incerta per Wall Street, in particolare il future sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 4.866,25 punti.